cui io proverei a raccontare con Matteo Parlato, che per noi è stato in piazza e ha seguito le manifestazioni, quello che è successo a Roma. Tu c'eri sempre, eri nel centro anche degli incidenti, allora cominciamo questo racconto. Allora, cominciamo questo Prima sequenza. La prima sequenza parte da di fronte al Senato praticamente. Io sono dietro le linee della polizia su Corso Rinascimento e dall'altra parte ci sono i manifestanti che lanciano qualsiasi tipo di oggetto, dai vasi che sono di fronte a delle piastrelle Ligress di 30x30, sedie come vedete in questo momento, petardi, e la polizia per ora contiene, sta dietro. Aspetta. Intanto dall'altra parte si sente, si vedono già le immagini. Si vede il fumo. Sì, si vede il fumo. Ora veramente non ho potuto fare un buon... Anche petardi, come vedete, che erano parecchie. Erano molto muniti di queste specie di flashbang, per usare un termine militare, che diciamo petardi, non so come si chiamano. Sono venuti ben organizzati. Sono venuti sicuramente ben organizzati. E poi nelle immagini vedremo dopo, vedremo che molte di queste persone hanno una divisa quasi, cioè hanno un aspetto paramilitare, hanno un casco, hanno... appunto, vedete, qui siamo all'arrivo a Piazza del Popolo, arriva il corteo e qui c'è una cosa strana. La gente arriva, fa inversione a U, ora loro diciamo, e vanno, stanno entrando tutti verso Via del Corso, lasciata libera. È un'arteria che punta al centro e cominciano questa corsa, modello proprio bersaglieri, verso il centro e tutto quello che incontrano colpiscono. Questo è un furgone della Guardia di Finanza che è rimasto bloccato, vedete che ora... Scusatemi, ma non ho tempo di mettere i cavalletti, la situazione è un po' complicata. C'è un furgone dell'AMA, dell'azienda, che blocca il furgone della finanza. Dietro c'è la polizia che a un certo punto farà un lancio di lacrimogeni che allontanerà un attimo, ma solo un attimo, perché poi loro tornano in carica e chiamano i loro compagni. Cioè i loro compagni, i loro sodali, perché forse compagni non è la parola troppo. E qui è successa una cosa piuttosto grave che poteva degenerare. Vedete, loro lanciano su una roba della finanza delle cose. A un certo punto un finanziere viene aggredito e messo sotto. Sì. C'è sul sito di Repubblica l'immagine di questo finanziere che mostra che a un certo punto, possiamo mostrarla rapidamente, che a un certo punto impugna una pistola perché è aggredito. Quindi meno male che non è successo di peggio, lo vedremo dopo. No, meno male, anche questo dove siamo in questo momento? Siamo a Via del Corso, più avanti c'è Via Tomasi, davanti alla chiesa di San Carlo praticamente. E come dicevi tu, ecco questi vestiti. Ecco la vedete, tutti hanno il casco, tutti hanno una divisa, chiamiamola così, insomma, hanno il volto coperto, hanno il casco, hanno oggetti, sanno dove trovarli. Io non chiaramente non è che, insomma, non posso, non li conoscevo uno per uno. No, ma poi oltretutto c'erano le pale nascoste dietro il Senato, c'era tutta un'organizzazione. Venivano da molta parte d'Italia. Ecco, qui appunto, qui viene ormai sommerso dalla folla questo furgone della polizia e succede quella scena. Qui c'è un altro furgone della polizia della finanza, Guardia di Finanza, trovato un po' più là, e addirittura c'è una persona dentro, eccolo qui, è entrato dentro dopo aver sfondato con... è entrato dentro la scappa. Fra un po' la polizia, da qui siamo avviato Macelli, all'incrocio, vedete tutti col casco, martelli. Fra un po' la polizia comincerà la riconquista di Via del Corso. Io nel secondo fermato, io mi sposto, mi metto sulla linea della polizia e cominciamo ad avanzare lentamente. Qui siamo all'alto, avanzare, ma la reazione, la resistenza è forte. Continuano gli spari, ora vediamo la polizia, però vedete questi petardi, queste specie di appunto fuochi d'artificio, non so come li chiamano esattamente. La polizia risponde con i lacrimogeni e lentamente, un po' alla volta, avanza. Qui attenzione, perché c'è una persona fermata e arriva un funzionario della polizia e dice: attenzione, ci sono le telecamere agli agenti. Questo vuol dire che fa bene che le telecamere siano in giro per strada quando succedono queste cose. È una garanzia per tutti e io, insomma, mi sembra giusto. Qua c'è uno scambio di opinioni a Piazza Augusto Imperatore fra dei manifestanti e della polizia. Bisogna dire che lì noi eravamo in diretta e quel manifestante ferito ci sembrò un poliziotto proprio perché aveva il casco, quindi era un manifestante ferito. Infatti viene fermato. Qui ci sono altri fermi su Via del Corso, la polizia avanza e diciamo riesce a prendere un paio di persone. Notoriamente 41 fermati. Questo è un altro gente ferito. Bisogna dire che intanto a Roma c'erano decine di migliaia di persone. No, infatti questa è una minoranza. Studenti che erano pacifici, non sicuramente nessuna... questi erano organizzati ed erano una minoranza. Qui siamo alla fine. Davanti a noi c'è Piazza del Popolo, comincia una serie di cariche, ma anche qui ci metterà parecchio la polizia a passare. Noi siamo proprio alla fine di Via del Corso, c'è l'obelisco di Piazza del Popolo, e c'è un'avanza e rientra. Alla fine, vedete, c'è un furgone dell'AMA, che è l'azienda municipale per le nettezze urbane, che è stato rovesciato. Hanno organizzato proprio una barricata, nel vero senso della parola. Qui parte una seconda carica, la polizia cerca di alleggerire, ma dall'altra parte appunto lavorano, insomma... Si erano ben difesi, questo va detto, perché poi quando passeremo vedremo, questa è la barricata, questo è il furgone, cioè avevano...
nel centro di Roma una cosa di questo genere non succedeva da tanti anni. Un giornalista ferito che è caduto nella cosa, e qui vediamo i San Pietrini, terreno diverso, San Pietrini. Questo è un mezzo della Guardia di Finanza che è stato attaccato e evidentemente distrutto. E qui c'è un poliziotto colpito a Piazza del Popolo, ha preso una pietrata poco prima, non sono riuscito a riprenderlo, e viene soccorso dai suoi compagni. Non sarà il solo, appunto, che è rimasto colpito dalle cose. Grazie Matteo, quindi noi abbiamo raccontato tutto, poi ci sono anche polemiche su questo, ma non è il momento di parlarne, e vogliamo raccontare tutto. Abbiamo l'audio.